notte scure e le luminarie della festa del 30 luglio di giorno. Le luminarie non le abbiamo viste di giorno, le botte scure le abbiamo solo sentite. Si poteva evitare 2500 euro, forse si pagava lo stipendio al giardiniere che ci teneva bene buona la vita. Te lo sei chiesto qui? Una risposta, Giuseppe, per favore. Eh? Una risposta. Io ti faccio quello che mi hai chiesto. Non parliamo delle feste per i fuochi perché sapete come la penso. Tutto posso essere usato. Sapete bene che proprio quest'anno non era proprio il caso. Anzi, fatto, c'era qualcuno che voleva cantante. Vabbè, a parte questo non serve. Allora, per quanto riguarda Sopra Castello, la pulizia, voi non sapete che cosa ha comportato avere gli operai della comunità montana. Ha detto una cosa giusta parlando, che nell'ultimo anno è capitato tutto questo, fai mente locale. Prima la pulizia, io ti dico di più, sono stato in montagna, qualche mese fa, ci mancavo da 1-2 anni, e sono inorridito per lo spettacolo di quello che ho visto. Cioè io ho detto, ma è possibile? La comunità, allora innanzitutto Lusco ha un territorio estesissimo e quindi il personale che già fai parte portale, io non voglio giustificare perché le correzioni che vanno apportate sicuramente su quello che mi hai detto prendo buona nota e profitto. Probabilmente è stata anche una mia disattenzione. Però siccome voi sapete che io sto al comune, non sto alle mattine, la mattina venite, perché sono 2 anni che non so che vuol dire una settimana di ferie, visti i rapporti di amicizia, uno viene e mi segnala un problema, c'è bisogno che aspetti settembre per segnalarmelo, pare per il futuro, per me di correggere il tiro di voi e per voi non di alimentare polemiche ma di venire da me a sottoporre i problemi. Voi non avete idea di cosa c'è voluto per la comunità montana per avere la pulizia di Sopra Castello. Quando ho saputo che Sopra Castello e c'ero passato, mi hanno detto che c'erano persone disposte, ma non per questo l'ho fatto, perché veramente mi sono reso conto che era una vergogna. Io alla comunità montana, non avete idea, quest'anno, non ti posso dire troppi particolari, che cosa ci è voluto, Nicola lo sa, per avere gli operai della comunità montana, anche perché sapete bene che Lusco d'estate è un mondo che giustamente impazzisce quei 2 mesi, in cui devono correre un po' di operai che abbiamo. Io non è che voglio elogiare la squadra degli operai in astratto, c'è Nicola presente che ha tutta la mia stima come gli altri, fanno un super lavoro, io li difendo, e certamente ci sono queste cose da correggere. Vi dico di più, è venuta Marilina quest'estate, ha detto quello che mi stai dicendo tu, dice non ho mai visto il paese sporco come quest'anno. Quindi immagino un po' mia sorella, io non è che mi devo giustificare perché queste cose le prendo nota e le correggerò, cioè, tutto vorrei fuorché di far passare questa amministrazione come quella che tiene il paese sporco. Però la cosa è giusto che sappiate, la comunità montana di altri anni faceva tutto il lavoro di pulizia, era un supporto incredibile. Tutti ricordate? Ricordo quando ero piccolo sotto le qua, scendendo questa via qua, tutta la montagna, Sopra Castello. Bene, quando Sopra Castello era una giungla, io non vi dico troppi particolari, ho dovuto chiamare, richiamare, far chiamare la comunità montana e alla fine gli operai sono in sciopero, come sapete, perché non vengono pagati, sono venuti, grazie all'assessore Fasano e ad altri assessori che hanno seguito, anche con un piccolo impegno, come dire, di attenzione personale, a benzina, eccetera, siamo riusciti a pulire Sopra Castello. E solo per pulire Sopra Castello, che io, che non sono uno pratico, lo sanno tutti, pensavo che ci volesse 1-2 giorni, alla fine solo per pulire quel poco che c'era, quel poco che sembrava poco, che erano le piante cresciute, ci è voluto una settimana. Dopodiché, Fontigliano, per l'assurdo, ti garantisco che quest'anno è stato un impazzimento. Ciò non toglie, io adesso ho una fortuna, di questo sono molto fiducioso, ve lo dico, non tolgo nulla a parte Linda, che come segretario comunale secondo me è uno dei migliori, la scelta di sostituirla fu per altre ragioni, mettiamo a parte. Finalmente io penso che abbiamo azzeccato il segretario comunale, quando dico questo non dico poco, perché come sapete il segretario comunale, io non critico nessuno, guardo il positivo. Il segretario comunale attuale è un segretario di grande esperienza, di grande capacità e siccome io mi accorgo, questo lo dico io, muscoli e insieme, guardate, io non ho problemi di candidarmi domani mattina, poi certamente non mi ricandido la sindaco di Musco, quindi non mi devo tenere buoni personali, però vi garantisco
vi trovate un altro sindaco, magari che ha più idoneo, parecchio di voi, più sulla stessa sintonia vostra, quello sarebbe più giusto per alcuni di voi. Però vi garantisco che questo segretario comunale è perfetto. Sono convinto che metterà a posto l'ufficio tecnico, il personale, perché Rusco ha un personale che viene insieme. Noi abbiamo molto personale, voi lo sapete, Rusco ha 35 unità, 40 unità, senza nulla togliere. È un comune ricco di personale, tu per lo più personale interno, non tanto personale. Sì, però poi non spiego, Franco aveva accennato che effettivamente... Franco effettivamente non ci vuole molto per fare queste cose. Inoltre penso che potrebbe anche sensibilizzare un pochino di più anche nelle scuole, far ritornare, non so, l'educazione civica al ruolo che aveva un tempo, non ora nello spazio, ma magari effettivamente quella che era l'effettiva. Ma ti senti una cosa giusta, scusa, proprio in questa logica di quello che sta succedendo, noi cittadini, perché io sono cittadino più di voi, pago le tasse come più degli altri, ci mancherebbe, però noi saremo costretti a rimboccarci le maniche, molti servizi che ci venivano garantiti. Quando tu hai detto, avevo pensato, io come sindaco, quando la prossima volta verrà in Re Giuseppe, la villa fa sindaco, io ti dirò fammi guardare il personale, ce l'ho, non ce l'ho, se non ce l'ho il personale, sai che ti dico, Giuseppe, organizziamo 10-15 ragazzi, noi per primi, ci mettiamo e andiamo a pulire, perché la verità, io non è che scappo o parlo di cose lontane. Guardate, io vi dico una cosa, l'idea, ricordatevi bene, scusatemi la presunzione, ma una cosa che non scoprendo e della storia, e su questo difficilmente mi sbaglio, l'idea che lo Stato sociale che si è alimentato in Europa e in Italia nell'ultimo secolo, negli ultimi due secoli, che lo Stato garantiva tutti i servizi a tutti, è finita per sempre. I trasporti, le mense, i trasporti pubblici. Io ho letto ieri una cosa da brivido, che a Napoli stanno per tagliare non so quanti, ragazzi che studiano a Napoli lo sanno meglio di me, percentualmente di trasporti pubblici. E sarà sempre di più, perché noi in Occidente, in Italia, in Emilia poi in particolare, perché no? Siamo stati abituati che i servizi sociali erano gratuiti. Guardate, togliamocelo dalla testa, questo non vuol dire che è finita. Vuol dire che dobbiamo pensare a delle forme nuove, perché un incontro come quello di stasera non è utile solo per Rusco, ma anche fuori Rusco, perché da qua deve venire l'idea che il sindaco non è, io non sono la controparte di nessuno, io sono anarchico per natura, metterei, lasciate stare che cosa, quindi io non sono la controparte, non mi ci vedo proprio, ma deve venire fuori in modo l'idea nuova che si amministra insieme i cittadini con le amministrazioni. Sono io, non sono il sindaco, non è importante, in più i comuni qua attorno non possono permettersi più di avere un ufficio tecnico, un ufficio vigili, 50 dipendenti, dobbiamo iniziare a mettere insieme, dicevo prima, e questo servirà anche per il rendimento, per il funzionamento delle amministrazioni, perché abbiamo amministrazioni con 100 dipendenti, non dico giusto, dico in generale, che poi funzionano male. Questa cosa, ricordate, che è finita, allora, ecco, se da questi incontri, dagli altri che faremo, perché io sarò sempre disponibile, perché io tutto da imparare, una serata come questa, viene fuori un'idea e un metodo nuovo, Rusco può essere pilota anche rispetto agli altri paesi. Sì, in effetti, Rusco sta vivendo anche un po' in piccola la situazione che si vive a Napoli. Per esempio, i ragazzi abitanti di Napoli un giorno sono svegliati, piazzale tecnico, che sarebbe quello di fronte all'università, è in pessime condizioni. Purtroppo soldi non ce ne sono, il piazzale tecnico non poteva restare così all'apertura del nuovo anno scolastico, sono imboccate le maniche per giorni, dovrebbe succedere anche qua, con il supporto ovviamente dell'amministrazione. Collegandoci a questo qui, Francesco Natale Gelardo voleva fare un intervento. Vabbè, io non mi ricordo una sottega, no? Quello delle piccolezze, sì, l'amministratore ha pieni poteri, ma dovrebbe avere la capacità o cercare di nominare degli assessori sindaco, se non altro adeguati, tipo le foto che ci ha fatto vedere Giovanni, avendo un assessore capace e cammini per le strade, quei problemi piccoli che poi dopo domani diventano grandi possono essere eliminati prima di farlo, cioè pubblico, sotto la ragazza e tante altre cose.
cioè in 30 anni sono tornato a Nusco, io sono stato prima di Svizzera, un altro ambiente, un altro popolo con un senso civico molto diverso dal nostro. L'unica cosa che ho sempre notato nel sindaco, mio padre mi diceva che quando si parla di cose serie bisogna guardarsi in faccia. Cioè in 30 anni io quello che ho sempre notato in tutte le amministrazioni, come succede in Italia, dappertutto, in particolar modo nel sud, che molte cose tecniche si guardano, giustamente come dicevi prima, bisogna guardare il grosso, le fabbriche che chiudono, gli ospedali, cose. Però un buon amministratore deve fare questo e delegare, però stare attento quando delega, quando nomina un assessore, per esempio i lavori pubblici, un buon assessore che sia capace, che sia del ramo, no? Cioè queste cose camminando in mezzo alla gente, non andando apposta a San Giovanni Paolo a vedere dove la tettoia o dove c'è questo punto. Però deve stare in mezzo alla gente, vedendo questi problemi, e poi si aggiunge l'ufficio tecnico, questo è sempre mancato nella sua amministrazione e nell'amministrazione precedente. A noi manca questo. Le capacità per l'amministrazione sono in questo, cioè camminare in mezzo alla gente, vedere le cose, vedere lo sporco, non è che lo deve fare il sindaco o deve farlo fare l'assessore. Il sindaco, l'amministratore, è come un padre di famiglia. Bisogna cercare di invogliare, di dare l'esempio, e per far sì che noi cittadini, quando prendiamo una bottiglia, faccio un esempio molto piccolo, ci cavaliamo e la prendiamo, la prendo io, la prendo un altro, andando a San Martino la lunetta sarebbe pulita. Cioè quello che ci manca, quello che è sempre mancato, perché chi c'ha una responsabilità, parlando degli assessori, è gente incapace, è gente che non conosce, e noi abbiamo tanti di quei problemi, i marciapiedi che mancano, che non sono state fatte, le amministrazioni, prima di dare le licenze, poteva mettere la clausola, se andiamo giù da Fontanella a scendere fino al campo da tennis, si arriva là e si passa nella cunetta, in mezzo alle macchine, o si trova nell'acqua. Questo dei buoni amministratori l'avrebbero potuto evitare, ossia l'amministratore deve guardare un pochino avanti, un pochino più lontano del proprio razzo, camminare per queste cose. A noi manca questo, d'essere d'esempio. Damiano, più che una domanda è un suggerimento. Io ho avuto modo di apprendere dai quotidiani che in alcuni paesi della provincia di Avellino i cittadini riescono a risparmiare fino al 30% sulla TARSU. Addirittura nel comune di Montoro Superiore, adottando un sistema di raccolta differenziata, i cittadini hanno risparmiato l'anno precedente il 15% sulla TARSU, l'anno successivo il 15%. Hanno cambiato la società che gestiva la raccolta dell'umido e sono riusciti a risparmiare 135 euro più IVA. Il comune è riuscito ad avere nelle casse ben 40 mila euro. Hanno anche adottato un sistema di raccolta differenziata dell'olio usato, dell'olio di cucina, che come sappiamo una padella d'olio inquina tanti litri d'acqua, fornendo ad ogni cittadino delle taniche in cui depositare quest'olio, e il comune andava a prendere quest'olio viene riciclato. Nel comune invece di Aquilonia è stata installata la macchinetta che mangia le bottiglie di plastica. È una macchinetta dove vengono messe le bottiglie di plastica da parte dei cittadini. Questa macchinetta pesa le bottiglie di plastica e rilascia uno scontrino con dei punti. I cittadini accumulano questi punti come punti della spesa e alla fine si hanno dei premi, la ricarica telefonica, la decurtazione sulla TARSU, i commercianti hanno una riduzione sulla TOSAP. Quindi un suggerimento: perché non magari impegnarsi per vedere se ci sta questa possibilità di poter risparmiare? Anche perché nel comune di Montoro Superiore la raccolta differenziata della carta e del cartone, che prima veniva pagata,
adesso è entrata per il comune, loro riescono a vendere la carta in cartone e riescono a dare documentato, l'ho letto dai giornali, quindi. Sì, viene dalla Svezia, la macchinetta viene dalla Svezia, è vero, si da lì là. Però il comune di Apulone no, Apulone sta a nord. No, no, la Svezia, la macchinetta è da Svezia. La macchinetta è la Svezia. Queste proposte, sindaco. Nel senso, davanti al riposo, pranzo, sala, terza, rispondo a te. Sì, allora sindaco, lei ha parlato, no, del fatto di ridurre gli assessori, di accorpare magari i servizi in comune tra più comuni, ed era una cosa che con Antonella e lei avevamo già inizialmente, ma abbiamo messo bene sul comune, avevamo parlato di queste cose. Quindi la sua coerenza, cioè, non esiste proprio, perché se noi l'avevamo detto all'inizio, poi lei ci, diciamo, ci butta fuori perché stiamo facendo delle cose fatte bene e seguendo lo stesso itinerario, oggi poi dopo non ci troviamo più, mi sembra che la coerenza sia a zero. E io, quello che le volevo dire, mi impappino sempre, volevo dire una cosa. Adesso mi vedete, io sono una di quelle che si dice che devo parlare subito, perché altrimenti vado a... Purtroppo, le parole escono sempre dal cuore, le sindaco, no? Non sono mai una persona costruita, no, dico sempre quello che penso, faccio bene. La raccolta differenziale, allora, la polizia sopra Castello, ecco. Noi l'anno scorso, 2 anni fa, sindaco, si ricorda benissimo, con i ragazzi delle medie, avevamo cercato di fare, noi gli assessori siamo andati a pulire sopra Castello, avevamo riparato quel gazzetto che oggi è distrutto. Mariangelo l'aveva fatto, i ragazzi delle medie avevano dato un aiuto a pulire, noi in cambio avevamo offerto delle pizzette. Stavamo cercando di inculcare nei ragazzi di oggi, che saranno i cittadini di domani di questo nostro bel paese, speriamo, la voglia di costruire un paese, no di distruggerlo. Era questa la cosa importante, sindaco. Se lei invece dà l'input, fa tutto quello che cavolo vi pare, tanto noi non vediamo niente, stiamo con gli occhi bendati, eccetera, hanno ragione, non c'è bisogno che un cittadino viene da lei e glielo dice. Ci sono 6 assessori, quanti consiglieri, e c'è la gente comune, c'è lei, non penso che, insomma, non va a vedere niente su questo paese, cioè, sta solo seduto su quella poltrona, no? E poi una domanda personale, se mi permette. Allora, sono 2 anni oramai, no? Che amministra. E lei, insomma, i cittadini di Schiavi l'hanno dato veramente tanto, no? E questo lo deve ammettere. Deve molto ai cittadini toscani, però perché lei ha lasciato la residenza ad Avellino, non ha voluto ringraziare i toscani dicendo oggi mi avete eletto, anch'io sono uno di voi, è come se avesse un piede dentro e un piede fuori, che vuole già essere il sindaco di Avellino. Tre cose rapidamente. Franco, per quello che tu dici, io guardate sul fatto della polizia prendo atto e spero, non faccio mai promesse, però ho capito che la cosa principale che è seria è questa qua. È alla pace, sindaco. È la cosa più importante. È alla pace. Perché io ripeto, no, qua Costino ha ragione, che molte volte io ho, io poi le critiche poi ci ragiono dopo. Istintivamente nessuno di loro vuole essere criticato, però io poi ci ragiono. Ed è vero, ce l'ho la tendenza a, e quindi devo tenere un po' più piedi per terra e imparare a tenere più pulito il paese. Quindi di questo io prendo atto, con i mezzi e le possibilità che ci sono. Poi Lusco è famosa perché è pulita. Però vi posso dire una cosa, tutti i conti, Giovanni, sì, secondo me, cioè, vedi, quando ha fatto loro, no? Allora, anche chi non se lo può permettere, a cacciare i soldi. Beh. Per questo, per il nostro paese, per mandarlo avanti, noi siamo disposti a fare tutto, perché noi ci abitiamo. Per questo alla fine se lo teniamo pulito è per merito nostro. Per questo quello che ti chiediamo nell'amministrare è che se tu hai difficoltà, dice nel signore Miri, se la danno 2000 euro, chi può? Di me. Si fa una raccolta. Vogliamo vedere l'assessore che le guarda le cose, sì, vogliamo vedere le guarda, non che le fa. Guardate. Io sono un po' di cuore, poi ce l'ha cuore. I tecnici devono fare il tecnico. No, voglio dare la risposta. Io sono un tipo carattere, dico incazzo, però poi dopo, quando una cosa è giusta la riconosco.
come ti va meglio? E l'ammetto, quello che dite è vero, quello che dite è vero. E quindi io di questo prendo atto e chiedo scusa, però vi dico una cosa, vi posso garantire che abbiamo fatto delle iniziative molto importanti, tenuto di due o tre gruppi di medici, di professionisti, io non lo so se questi erano tutti quanti cattolici, ma hanno fatto i complimenti per la pulizia. Però dico, guardate, abituati ad altre realtà. Giuseppe, se venivano da Napoli, che ne sei fatto? Importantissima, diciamo. E i rifiuti sono l'argomento più scottante di tutti, tant'è che avete portato la testimonianza di quel sindaco che gli è andata bene, che non ci ha rimesso le pene, ma avete capito che sistema collaudato che c'è, che l'hanno rimosso con decreto, eccetera, eccetera, eccetera. Questo per dire che il sistema dei rifiuti è un sistema che, se dovessi dirvi quello che penso, io che parlo da Tassu ad Avellino, dove sono residente, poi veniamo al fatto della residenza, e a Musco, io se dovessi dire quello che penso, per istinto, vi dico che secondo me in Campania è una tassa, voglio parlare cauto, per certi versi da rivedere, e mi fermo qua, però chi vuol capire, capisce, è una tassa per molti versi da rivedere. Però che cosa possiamo fare noi amministrazioni? Niente, Sara. Sai perché? Perché in questo momento il servizio lo gestisce una società provinciale che si chiama Ilpinia Ambiente. La ditta che prima era affidataria del servizio di raccolta, devo dire che Musco, per merito di tutte le amministrazioni, è arrivata ad una raccolta differenziata, noi l'abbiamo portata nelle campagne, certo questo porta una grande dispesa, uno dei tassi più alti, uno dei sistemi che funziona meglio, però il sistema ci è stato tolto dalle mani. Come sapete oggi, gestisce è la società Ilpinia Ambiente, quindi noi abbiamo dei costi obbligati, abbiamo un margine di manovra minimo e se non paghiamo sciolgono il consiglio comunale. Che cosa si può fare invece? Poi Rolina dice lui di queste cose che abbiamo già parlato, prima di quante cose uno parla, sono due anni, sono tanti e sono pochi, dai punti di vista, mi permetto di dire, insomma, sono mille le cose in campo. Io non lo so perché, ma voi dite che sto abbollaiato sulla sedia, non mi pare come sono stato affezionato. A me pare veramente di non avere quella confidenza, proprio tempo, io non riesco più a leggere un libro, a fare un viaggio, cioè lasciamo altre cose più private. Praticamente mi sono impallato perché non è solo l'amministrazione di Musco. C'è una. Io non pensavo che fare il sindaco, se uno lo vuole fare seriamente e bene, con coscienza, senza guadagnarci, comportasse una tale serie di responsabilità negli enti, con i problemi eccetera, che non hai più il tempo di guardare. Che cosa avevamo pensato, tra le altre cose, a proposito di quello che dice Sara? C'è una via d'uscita, sempre col sindaco di Bagnoli, che è quello più sensibile, e in parte col sindaco di Lioni, come amministrazione potremmo unirci per dare delle indicazioni su un sistema diverso, però questo va pensato, come dicevi tu, su alcune cose noi potremmo intervenire. Per esempio, sembra che salto di palo in frasca, ma non salto. Noi sindaci, così non c'è, ma siamo per molte cose vincolati. Per esempio, il piano di zona. Noi paghiamo il piano di zona, una cifra ogni anno, adesso indipendentemente da chi lo governa attualmente il piano di zona, quasi certamente nei prossimi mesi cambierà, perché sono cambiate le maggioranze, quindi ovviamente cambierà anche là. Noi là diamo tipo 30.000 euro, 40.000 euro, e intanto non si capisce che servizi ne ricaviamo. Noi sindaci che possiamo fare? Niente. Dobbiamo dare questa cifra, indipendentemente da chi lo governa, al piano di zona che in cambio non ci dà niente. Voi pensate, in un momento del genere, in cui Musco, guardate, voi, dico voi, come dice Romina, da residente ad Avellino, siete un paese fortunato, perché i sindaci siamo un paese fortunato, perché i sindaci degli altri comuni mi dicono, paesi come Montevideo, che è un paese ricco di per sé di aziende, che aumenta sempre di più il numero delle persone che vanno al comune proprio per essere assistite, oramai per essere aiutate. Voglio dire,
tornando al piano di zona, non abbiamo mezzi diretti come comune. Avevamo tentato col banco alimentare, è stata una soluzione provvisoria, tant'è che adesso è stato tolto perché mi sembrava una scelta in quel momento giusta, provvisoria, ma poi non opportuna che l'amministrazione si occupasse di queste cose, però è stata fatta bene in questi mesi. Tornando al fatto dei rifiuti, noi possiamo cercare di cambiare il sistema con delle proposte, però che un comune, come dire, cambi in prima persona oggi il sistema non è possibile. E guardate, vi dico un'altra cosa, non mi chiamate, io sono uno ottimista, io sono convinto, vi dico solo questo. Quando vi dico che le cose vanno male, sono convinto che alla fine sarà una crisi drammatica i prossimi anni, ma alla fine si risolve, non è la fine del mondo. Però vi garantisco che il momento che stiamo attraversando è difficile e vale per tutti i servizi. Per i rifiuti, guardate, voi non lo sapete, ma abbiamo rischiato che per il mese di agosto bloccavano la raccolta dei rifiuti. Sapete perché? Perché non svelo niente di privato, la società che se ne occupava aveva dei debiti e quindi era stato minacciato lo sciopero giusto il mese di agosto, abbiamo dovuto prendere, come era giusto che fosse, sul fine ambiente che per il momento ha tamponato, ma anche sui rifiuti c'è una situazione a dir poco esplosiva, perché c'è una catena di società, non faccio nomi, che hanno nel sistema di questi anni acquisito dei debiti. La società che oggi gestisce il sistema dei rifiuti, tra l'altro con una persona dignitosa che è il generale Giannini, pare che si chiama, persona per bene ma che ha pochi margini di manovra, anche qua dalla regione, sappiamo da quali ambienti della regione, Pietro lo sa, è stato imposto un sistema ultimo di raccolta e di gestione dei rifiuti per cui noi non contiamo niente. È la provincia, il sistema è il livello provinciale che decide, ci impone dei costi. Noi possiamo fare cosa? Rompere questo meccanismo, unendo dei sindaci con delle proposte. E a Filonia, fanno parte della provincia di Latino. Perché sono riuscite ad attuare questo? Io non lo so quali margini loro hanno, io quello che so che non posso toccare niente, questo l'ho parlato con i sindaci qua attorno, ma questa notizia la vorrei, senza dubbio togliere, la voglio verificare con i sindaci. Se mi dici un toro superiore, è a Filonia. Vabbè, io mi parlerò con i due sindaci, poi al prossimo incontro vi ragguaglierò come hanno fatto, perché a me sinceramente mi sembra una cosa, non voglio dire che non è vero, dico soltanto che o sono stati più bravi o più fortunati, oppure hanno un sistema magari precedente che è stato salvaguardato. Però se è così, noi diciamo, però per quello che io so, i sindaci più bravi di me l'hanno detto, quindi è così, i sindaci qua attorno dobbiamo pensare insieme a un sistema diverso. Ma c'è da combattere, perché vi ripeto, chi tocca i rifiuti è come chi tocca i figli in Campania, allora. E finché in Campania i rifiuti, io non faccio nomi, sono nelle mani di personaggi che conoscete benissimo, anche la provincia di provenienza, che hanno deciso come gestire, tant'è che adesso c'è l'ultima polemica, che Camporo dovrebbe accollarsi, anzi dovrebbe assumersi tutti i poteri di gestione, c'è una battaglia su questo. Se non si rompe questo sistema infernale, che alla testa sappiamo a Roma, io non ce l'ho con nessuno in particolare, ma è la verità, in Campania siamo governati da un sistema veramente, mi fermo a dire, discutibile, che anche sui rifiuti ci sta imponendo dei costi a parità di servizi non equivalenti, incredibili, ma anche questa penso che è una storia che ha vita breve. E poi c'è l'ultima domanda, ti domino, scusa, ma non mi scordo. No, è proprio questo, cioè, non mi la residenza. No, sarebbe più relativamente corto, è possibile che sia un sistema che è installato da un privato, cioè quindi di fronte al bar lui è installato una macchina per la raccolta. Perciò dico, mi sembra strano, io sinceramente mi riservo questa cosa qua. No, se così fosse, le bottiglie relative per il comune non c'è nessuno, ma in questo che dici tu, col sistema che dici tu. Giuseppe, scusa. Oh, no, la risposta alla mia, sennò quella dice che non è no, per... Sui ingombranti, che è successo Giuseppe? E ingombranti, voi vi racconto. Dai, un'altra storia. Vabbè, se lo dico agli ingombranti. Allora, vediamo da qui. Allora, gli ingombranti, come sapete, per la raccolta degli ingombranti c'è l'isola ecologica, che non è del comune. L'isola ecologica a un certo punto, dove vengono portati gli ingombranti,
Direi giusta perché si accetta che non è a norma. Non è a norma perché ci sono delle piccole correzioni da affrontare, ma piccole, io ho parlato con l'assessore provinciale, piccole intendo sempre 40-50 mila euro, che loro ci garantiscono che risolveranno. Scusa, dai, per favore. Cioè, sono cose delicate, importanti che riguardano. Loro ci garantiscono che sistemeranno l'isola ecologica in tempi stretti. Mi pare che si tratta della ripavimentazione, comunque non è una norma. Io non posso su questo dirvi troppe cose del passato, per ovvi motivi non c'è niente da nascondere, però diciamo che in qualche modo il servizio degli ingombranti si è affrontato. Mi fermo qua. Oggi cosa viene fuori? Il comune non può, non è tenuto, mi viene in mente il fatto del trasporto di Cerma. Io salto di palo in frasca, ma molte cose si tengono per il disfunzionamento di alcune cose. Il comune non è tenuto al servizio degli ingombranti. Quindi, in teoria, finché la provincia non mette a norma l'isola ecologica, io sindaco non posso fare niente, non sono tenuto. Finalmente un po' di musica, prima di andare. Quando la provincia la ripristinerà si ributteranno gli incontrati. Sicuro però c'è un problema, c'è una verità, sono paesi qua tolgo che sversano a muscolo, perché poi la sporcizia, le cose, però io vi dico, una parte anche proprio molte volte la maleducazione, i vicini lo possono dire, c'è stato un periodo quando noi tenevamo gli incontrati che trovavamo gomme, cose di qualunque parte che non erano di muscolo. Quando poi giustamente dici alle persone, a me non piace la denuncia, sono contrarissimo, sistema che non mi piace, però se vedete qualcuno ditecelo, giustamente lui dice ma io non ho visto niente e quindi finisce. Adesso che cosa possiamo fare? Premere sulla provincia che ripristini perché l'intervento è minimo, veramente mi diceva l'assessore Gambacorta che è cosa fattibile, per cui io sono fiducioso che sarà ripristinato. Nel frattempo noi come amministrazione, io non posso individuare uno spazio in cui versare qualche giorno prima di perché i carabinieri stavolta mi arrestano, perché su una cosa noi sindaci rischiamo e sui rifiuti, su tutto il resto c'è molta tolleranza, ma sui rifiuti il sindaco rischia. Che cosa possiamo fare? È quello che stiamo studiando nelle more dell'intervento della provincia che rifà l'isola ecologica. Dobbiamo studiare un sistema per cui in giornata, d'accordo con il Pini Ambiente, facciamo venire un grosso camion, dei cassoni, qualcosa, ma nell'arco di una giornata si avvisa la cittadinanza, ma dico nell'arco di una giornata, non a caso, perché? Perché anche se metti il cassone il giorno prima, ci vuole lo spazio idoneo, il reticolato idoneo, e ci sarà sempre qualcosa che non va, perché le leggi sono iper restrittive, giustamente su questo, e quindi ci sarà un ufficiale pubblico che può dire tu, chi l'ha autorizzato, la cosa non è norma, e sinceramente io dalla politica non voglio ricavarlo, ma vi garantisco che non ci rimetto né un euro e né un pensiero. E per gli ingombranti, avendo saputo quello che si rischia, ha maggior ragione. Ed è per questo che mi tengo la residenza. Posso replicare? Allora, prego, tu conosci molto meglio di me. Sì, proprio per questo voglio. Tu hai vuoi domande senza veri, ma anche senza dobbiamo essere ipocrisia no. Allora questa questione l'hai spiegata a modo tuo, non è così, perché l'assessore Gambacorta tu stesso mi hai sollecitato a chiamare, ti ricordi? Di giugno 2010 io sto parlando adesso, 2010. Io sto parlando di giugno 2010
Giugno 2010 io ho chiamato l'assessore Cappellotta, il quale mi ha detto in maniera molto chiara che il finanziamento regionale era, non sarebbe arrivato in fretta, per cui siccome noi avevamo quello proprio davanti all'area dell'ex Aias, te lo ricordi? Io ci ho pianto per quella cosa, vedi quanto mi ha ferito. Allora, quando a un certo punto io ho detto noi non possiamo aspettare 2 anni per il contratto. Sapevo del decreto Ronchi, ti avevo anche avvisato dei rischi che correvi, e quindi dico noi questo stoccaggio provvisorio non lo possiamo assolutamente continuare a fare, dobbiamo fare qualcosa, è in fretta. Allora l'assessore mi ha risposto, fatti fare una valutazione dei costi per rimettere in sesto quell'area, fatevi i lavori e poi successivamente noi rimborseremo i soldi quando saranno disponibili. Io sono andata dall'ingegnere Melillo, ho fatto fare il preventivo, ci volevano 50.000 euro circa. Allora, 50.000 euro non sono una cifra, perché basta vedere quanto avete speso con le feste e le cose varie che escono i 50.000 euro, no? E si potevano benissimo trovare 50.000. Io ero l'assessore al bilancio. Di più, non era questo il problema serio, perché la cosa più grave che è accaduta poi nei mesi successivi, che noi abbiamo dovuto sforzare noi cittadini di tasca nostra, sulla TARS, 50.000 euro in più per un surplus di ingombranti, perché come dici tu gli ingombranti vengono da tutti i paesi, ce li portano tutti quanti, per cui abbiamo pagato giusto giusto 50.000 euro. Se in maniera lungimirante e intelligentemente, come ti avevo suggerito, si riparava a giugno 2010, quei 50.000 euro erano stati spesi, però adesso dovevamo risorse ecologiche. Allora, passa davanti al centro Aias. Io sto parlando dell'isola ecologica. Io te l'ho, io questa cosa te l'ho detta a giugno 2010. Siamo a luglio, a settembre 2011, la situazione è ancora identica. Tutte queste cose che hai detto le avevamo già previste, le avevamo analizzate, avevamo già trovato una soluzione. Perché non hai voluto farlo? No, hai preferito mandarci via. Tutto qua. Allora l'assessore, allora io quello che posso dirvi che riguarda oggi, questo è stato prima a giugno, 3 mesi fa, perché per c'è, c'è la competenza della provincia. No, l'assessore, allora, l'assessore ha detto bugie. Ma guarda, tu sai che dico sempre la verità. L'assessore ha detto bugie. Tu sai, lo so, io non lo so, a me quello che ha detto. A me ha detto tu sai che io dico. Davanti a te testimoni, ovviamente. Per risolvere questa problematica degli ingombranti momentaneamente, ho chiamato personalmente al Mini Ambiente, perché c'è un numero verde dove i paesi dell'Alta Erpigna, quelli più vicini ad Avellino, della Bassa Erpigna, chiedo scusa, quelli più vicini ad Avellino, ecco perché c'è la residenza ancora là, vanno il Mini Ambiente va casa per casa a ritirare gli ingombranti, il cittadino chiama il buon numero verde e dice guardate a quest'ora vieni a casa mia, e ritira questo ingombrante. Io sono stata anche dalla segretaria e ho detto guardate, cominciate a mettere d'accordo, perché il Mini Ambiente prima si è arrivato con me, ha detto che noi siamo la Bassa Erpigna, siamo l'Alta Erpigna, non siamo. Il Mini Ambiente fa capo al comune, i cittadini chiamano il comune che raccoglie le segnalazioni, in un certo giorno si fa la raccolta, vi chiamiamo e eccetera eccetera eccetera. Ci hanno detto no. Quindi oggi, veniamo all'oggi, da quello che mi ha detto l'assessore provinciale 3 mesi fa, l'isola ecologica è competenza nostra, il costo lo possiamo affrontare perché evidentemente con i finanziamenti nel frattempo era sicuro, dico ma come lo conosco, tu l'hai conosciuto, è una persona di grande serietà, e tu stai tranquillo che l'intervento lo possiamo fare, la cifra è abbordabile. Chiudiamo su questo, nel frattempo vi ripeto, possiamo sostituire d'accordo con il Mini Ambiente temporaneamente, ma senza io non rischio. Basta, se d'accordo il Mini Ambiente, io a me mi ha dato un altro numero, chiamare a Flume, io ho chiamato anche a Flume, perché noi siamo la competenza della Flume, e Flume gli ha detto siamo a disposizione, è l'ingegnere Ciucci che è delegato da parte del comune a prendere delle decisioni per quanto riguarda il comune. Siamo a disposizione, volete? Diteci, veniamo quel giorno e lo veniamo a
problema. Bisogna soltanto attivarsi, sindaco. La soluzione per la risolvere ci sono. Cioè, ci sono, cioè, non è che dici, e finalmente ha detto no, non c'è altra soluzione. No, ci sono altre soluzioni. Ma posso spiegare a te? Prima il conto è da luglio che è sospeso il servizio. Certo, c'è tanta gente che ha bisogno di. Ma io l'ho visto, anche perché se mi devo accontare. Facciamo il carino del usato almeno. Se mi devo accontare gli altri paesi che hanno preso l'abitudine che tengo. Perciò, ma non era, ma in due mesi si è sistemato. Io posso fare tutto, cioè, come dice, non è la divinità. Se questa pessima abitudine, io non voglio scaricare sugli altri paesi, però qua siamo tutti quanti, una famiglia, lo ci vuole. Purtroppo sappiamo bene che molte volte l'usco ce lo sporcano quelli che vengono dagli altri paesi, ma o perché lo trovano più comodo, o perché secondo me sono gelosi, perché l'usco di fondo storicamente è un paese civile, pulito, poi hanno visto dei punti di raccolta e hanno scaricato. Comunque su questo vediamo a favore di qualcosa che fa il CGS a proposito. No, volevo assicurarvi che il CGS, ci sono tutte le autorizzazioni regionali, pertanto siamo monitorati e la busta deriva soltanto dal fatto che è quello il percolato di discariche che viene trattato. Purtroppo è una particolarità del percolato che a un giro di altro è solo un fatto fattivo a cui stiamo provvedendo mettendo attorno alle recinzioni degli impianti con un antipulso, un sistema che è lo stesso che viene usato nelle discariche. Però purtroppo è un tipo di percolato. Però io quando stio sotto l'altra mattina per il fatto del danno, purtroppo è il percolato che è assurdo, è insostenibile. Però l'impianto è autorizzato, abbiamo autorizzazione regionale, siamo monitorati da ARPA, Conovo e tutti i giorni, quindi su questo c'è la massima tranquillità. Forse ha sotto giro di internet, dimenticato. Io sto qua, fino a quando volete sono qua. Stasera. Io ho dimenticato dei gabinetti. Ma potete vedere tutto l'inverno. A proposito, molti di questo punto di devo dire i gabinetti nuovi la soluzione da trovare posso chiedere una cosa se siete d'accordo? Raccogliamo un po' le domande, io le ricordo tutte, non me ne sfugge nessuno, in modo che per un po' di fiato non rispondo una per una, poi mi dico no, raccogliamo un po' le domande e poi una per una no, organizzato una soluzione provvisoria, c'è la buona possibilità, questo non posso dirlo perché, vi ripeto, è una materia delicata, si rischia. Però sindaco, i cittadini non sono stati neanche avvisati, scusate, la discarica provvisoria è stata chiusa, cioè mi sembra una mancanza di rispetto, no? Cioè se c'è un assessore, non dico lei, se c'è un assessore delegato, insomma questa cosa dovrebbe essere lui. Vediamo una soluzione provvisoria. No, vi sto dicendo, quello che è successo, non quello che sta sempre stato corretto nei miei confronti. Ma perché la mia sindaco, la mia
la forca. È vero, sono un bravo politico, un amministratore, l'ha detto lei stessa, quindi è inutile. Però lei ha detto, c'è una foglia che te ha usato anche per quindi andiamo a vedere. Cioè questo è un po' da pure cocciolare, no?
cioè ci deve essere un centro dove almeno i ristoratori, quelli che arrivano, hanno la possibilità la mattina di portare questa roba. Scusa, si chiude l'aria, si dà la chiave soltanto al gestore e si mette la telecamera, qual è il problema? Fatto delle ruote che dice, si mette una telecamera e si vede chi butta la roba. Non c'è bisogno delle denunce dei cittadini. E queste, le telecamere possono essere gestite con la tecnologia che c'è oggi, H24, e non c'è bisogno di aspettare dopo due giorni. Cioè nel momento in cui uno porta qualcosa che non deve portare, possono intervenire direttamente i carabinieri e dici, qual è il problema? No, io volevo fare una domanda di amicizia. Ma incontri da solo con il sindaco, l'amministratore, l'assessore? Ah, è così. No, perché il sostegno degli assessori, dove sta? Dove sta il resto della ciurma? Ed è, ma è indicativo che è grave nei due pulmoni. E il sindaco cosa fa lei? È grave che non vengono a sostenere, diciamo, il ruolo, perché poi ognuno ha un suo ruolo, no? Perché non sono venuti? Non c'è nessuno. Sei solo di fronte a... Questo lo dico a vantaggio tuo, dico. Però viene meno proprio il concetto del quello che l'amministrazione serve. Mi dispiace. A me no, perché nella vita sono sempre vista da solo e per la mia da solo. Poi per quanto riguarda... No, ma io dico, è grave, no? Non perché è incontro col sindaco, che significa che è incontro col sindaco? Perché le responsabilità non sono tutte le tue, io dico a tuo favore. Cioè, in un comune, come in un'azienda, insomma, le responsabilità non sono solo di una persona. Però è indicativo questo, è indicativo, ed è una cosa che non è buona. Chiudo qua e tu poi devi su un'altra cosa. Prossimo incontro sarà il sindaco e il assessore. No, facciamo un'altra domanda, non è la domanda. Ma lo dico a vantaggio tuo. No, per raccogliere la domanda. Voglio dire, da che punto di vista se ne occupa? L'altra cosa se ne occupa un altro, se no nessuno c'è. Che fanno questi? L'ha detto che deve tagliare gli assessori. Oh, ecco, l'ha detto. Già li ha tagliati. Ma che vuol dire tagliare? Ma che vuol dire tagliare? Così va di minoranza. Io lo dicevo solo. Sì, ma c'è una domanda di Roberto. Sì, avrei un paio di domande. Sviluppo pure un secondo. Avrei un paio di domande, ormai spaziamo su alcuni. La prima è perché ha deciso di non ricandidarsi, considerando che non è una regola, però generalmente per quanto riguarda la ma sindaco di Musto neanche voi, perché non ha intenzione di farlo? Generalmente nel governo manco voto lo stesso, perché sarebbe se non fosse stato, scusa, ti sposto secondo subito, guarda, di cuore, più bella la risposta. Non rifaccio il sindaco a Nusco, cioè non mi ricandido, neanche primo perché ho altre cose per la testa, secondo perché penso di completare 5 anni, se non ho la maggioranza me ne vado prima, ho lavorato 2 anni e mezzo, ci ho messo 2 anni e mezzo di tempo, di impegno, di fatica, di onestà, indipendentemente dai risultati, ci metterò un altro mese, altri 2 anni, con altrettanta fatica, impegno, onestà. Ricordatevi, soprattutto onestà, che non è proprio nell'amministrazione. Dopodiché ci saluteremo. Il terzo punto è che se dimenticate di elencare che i cittadini di Nusco non lo voteranno più. Questo lo dici tu. Così come io la dico, sono una che l'ha sostenuto dal primo momento. Rosa, questa è la tua opinione per voi. Non è personale, perché io vivo in mezzo alla gente. E cambia le tue. No, io non ho detto questo. Se mi dovevo candidarmi, mi candidavo. Non ho detto questo. Vacilliamo su queste affermazioni. No, io ho detto quello Vacilliamo che su siamo in democrazia. Perché se vi ricambi dal sindaco, torna a vincere, la faccia tu. No. Mi dispiace perché ciò non mi ricordo, perché non mi sembra di vuole che cosa fa. Stamattina non è solo il sindaco. Sicuramente non è solo il sindaco. Lui ci fa tutta la strada. Dopo concluso con calma. Sì,
sembra di capire, ha proprio detto che considera, pensa che non è valsa la pena. No, non è valsa la pena. Io faccio la pena. Una cosa giusta prima, non mi ricordo più. Sia chiaro un punto, io ho avuto una vittoria a Nusco. Mi avete dato una vittoria incredibile, che per me è stata più che diventare ministro. Io ho detto all'inizio, per me è stato il riscatto di 20 anni e io di questo ringrazio tutti, anche chi oggi è contro di me, chi dice che non mi sapete. Io questo non lo dimentico in positivo. Quindi il fatto di aver vinto qua, in quelle condizioni, con un entusiasmo incredibile, io vi dico perché non mi ricapito più. Perché la mia delusione è una sola, cioè forse non ci siamo capiti, a me mi sembra che con Rusco c'è un rapporto più psicologico che gli altri, non ci siamo capiti. Noi ci siamo conosciuti 20 anni fa e ci siamo amati profondamente. Poi per diverse ragioni, forse sbagliando, andai via senza spiegarlo, sono tornato, ci siamo ritrovati. Forse questo matrimonio non funziona perché non ci capiamo. Perché io posso accettare tutto, ma non di essere criticato in maniera, come devo dire, fino a che sono le critiche, la discussione di stasera, secondo me è perfetta, anzi di stasera ne sono più che contento. Ma vedere che a fronte di un lavoro, giusto o sbagliato nei risultati, svolto con dedizione, con onestà, con passione 2 anni, senza toccare un euro, mettendoci tempo, denaro, impegno e tutto, vedere gente che non ti saluta come quando ero contro Ciriego De Mita, insisto su questo, perché gran parte del Lusco Paese non mi ha mai salutato, non passeggiava con me, 80%, perché ero contro De Mita. Vedere che oggi hanno lo stesso atteggiamento, non riesco a capire il perché. Siccome io sono uno, che io ho un carattere pessimo, mi impegno, darò tutto l'impegno, però per chiuso, per me è finita, trovate un altro sito, trovate uno onesto, più capace di me sicuramente lo trovate. Onesto, bravo e qualificato. Avete donne, uomini, scendete. Ma il tuo bilancio, Giuseppe, possiamo sapere? Dopo 2 anni, positivo, perché il lavoro che ho svolto, perché anche me, perché io 2 anni, sperare. Come è positivo? No, no, Antonella ha detto, no, Antonella ha detto, no, adesso al di là delle minime cose che abbiamo detto, se tu mi chiedi a me, ecco, in coscienza, cioè se io dovessi in questo momento parlare davanti a mio padre e mio padre, dico sempre questo, sono più che soddisfatto del lavoro svolto. Sai perché? Perché so il modo in cui l'ho svolto, le condizioni, e quando dico condizioni intendo tutto in cui l'ho svolto, sono più che soddisfatto, io davanti a Dio sto a posto. Sai quando dico queste cose che dico? Finché dura questa barca, finché c'è la maggioranza in consiglio, il giorno che non c'è la maggioranza ci sarà. Ma se non c'è la maggioranza, non ci va a fare effettivamente è molto più rassi, saresti un ottimo sindaco. Ma devo rendere conto di 2 anni. Se non puoi fare il sindaco? Perché devo rendere conto alla popolazione di 2 anni di lavoro svolto. Che è necessario accettare. Perché nell'amministrazione, non è un territorio locale o nazionale, 2 amministrazioni con il consenso chiaramente dell'elettorato sono quasi necessarie, non è una regola, non è una legge, però il primo mandato già è più difficile di adeguamento, il secondo quando si può e posso dirvi di più, perché voi sapete che questa non è una critica direttamente a parte la chiesa. Quando abbiamo fatto la lista, vi dico la verità, erano tutti di volte, erano così, non è così falso, tu perdi. Io non l'ho mai detto, rovini la moneta, però in cuor mio penso che si capiva, ero convinto che vincevamo, ero sicuro, però io vado molto per scaramanzia. Avete sfruttato il momento perché c'era una situazione critica, non per la politica, era un po'. E noi non ci possiamo sentire dire oggi. Ah, no, ma io non so perché non ci farò dire. Noi io non farò più. Ma sì, critiche delle persone che ma strano, scusa, io penso che come voi mi fate delle dite delle cose, è legittimo, poi mi chiedete tu che faresti. E io rispondo, il mio desiderio. Però se ci vuole fare strada, dico di più, sto già lavorando ad Avellino quando sarà tra 3 anni, quando avrò finito perché ad Avellino c'è un terreno ottimo per una lista civica, dico guardate che arriva a tempo un po' di questo. E dico di più, potremmo vincere anche. Noi accettiamo le critiche di stasera. Posso concludere? Io ho l'obbligo morale di portare a termine il mandato, sia
chiaro questo punto qua, che chi è ben maggiore? Sì, no, io vorrei parlare una mezza cosa, una mezza cosa. Io noto con piacere che la gente partecipa e la gente civile, la popolazione, allora, che c'è l'80% del campione, percentuale del sbagliato. Ma penso che c'è un giusto. Facciamo parlare del futuro sindaco, che non uscirà a sentire questo atteggiamento. Sentalo, no, insomma, la gente può fare la domanda io. Non sei scherzato, ma... Voglio dire, allora, siccome la gente... Posso dirti, io per tutti i candidati sei quello che... Non ti voto perché cosa accorgere. Ascolta, per tutti i candidati... Allora, dunque lei ha fatto una bella domanda, le dicevo, perché la devo governare. Cioè non è che non tutti noi dobbiamo essere governati. Allora, facciamo una cosa proprio semplice, ho fatto la proposta in consiglio comunale, l'ho chiamata question party. Tu, una volta ogni 3 mesi, l'amministrazione comunale, il sindaco e gli assessori, si confrontano con le opposizioni, giusto? Rispetto a domande che preventivamente l'opposizione presenta al sindaco 15 giorni prima, non un giorno prima. Di modo che pigliamo noi tutto lo scibile, come ho detto prima, non lo possiamo affrontare. I ragazzi, in maniera molto lodevole, hanno cercato di sintetizzare, però l'amministrazione comunale, l'ambiente, la cultura, sono vasti temi. Allora, o facciamo dei consigli comunali tematici, oltre a quello, o facciamo una questione in modo che il sindaco, gli assessori possano rispondere compiutamente e la gente partecipa a questo dialogo, in modo che noi cerchiamo anche di formare una classe dirigente. Cioè i ragazzi molto spesso sono sprovveduti perché nessuno li ha messi in condizione di capire. Allora, siccome abbiamo questa opportunità, oh, io concludo, tendente la spalla, però io saluto positivamente questo attivismo, nel senso che lo vedo produttivo per il futuro. Se perdiamo su questo andiamo d'accordo, è vero? No, ma lo farò, non sai, quando prendo c'ho mille difetti, ma se faccio la promessa da allora, quindi in sostanza allora, raccogliamo un po' le critiche di stasera, ci lavoriamo in maniera costruttiva. Assolutamente. Quello che volevo dire è che forse una delle carenze è stata proprio la mancanza di trasparenza, dire all'inizio che non c'erano fondi, dire che non si potevano fare determinate cose in maniera assolutamente trasparente. Abbiamo anche un sito internet che è aggiornato 24 ore perché Gianfranco ci lavora tantissimo sopra. E lo possiamo utilizzare a pieno anche per ogni tiro, abbiamo visto il sito internet del comune di Lione, di Montella, sono aggiornati. Ti posso dire una cosa, la cosa di quello che dici che è molto importante, non mi chiamate per questo punto, però le cose che io ho i difetti, però le cose, questa crisi tu dici molte cose, non era stato detto, siamo partiti tutti programmando una serie di cose e nessuno prevedeva una crisi, addirittura una stronzatura dei finanziamenti che noi avevamo. Diversi sindaci che hanno sempre preso in giro quando facevamo gli incontri in questi anni, io per ragioni mie personali, essendo appassionato di storia, di altri problemi, eccetera, vi ho parlato diverse volte con lei, però lei lavora un epidemico in giro, quante volte vi ho parlato della crisi mondiale, eccetera, eccetera, eccetera. Io per ragioni mie personali, certe cose le avevo, però nessuno di loro, io pensavo che poi mi trovavo con i letti che non li posso pagare, scusate, parliamoci chiaro, cioè con la regione che si è imparata. Lasciamo stare che colpo non è colpa, è quello che tu dici, è vero, c'è questa strozzatura, ma quella per quanto era prevedibile sul piano astratto, ma io non pensavo che facevi il sindaco dopo un anno ci cadeva il mondo addosso, mica solo a me. Gli altri sindaci che mi hanno preso in giro fino a ieri, negli incontri io dicevo guardate, la Grecia, adesso stanno tutti quanti con i lavori fermi, con difficoltà, eccetera. Esempio, abbiamo il comune di Lione, di Lione, se andiamo sul comune di Lione possiamo leggere interamente come è costituito il piano regolatore, le varianti, poi dopo ne parliamo tra 5 minuti. Proseguiamo un attimo con le domande, Tonino e Dario. Allora, io sindaco, sì, volevo qualche mese fa, sono venuto da lei al comune per riguardo la situazione del campo del centro, allora la quale non ho avuto risposta. Io feci la proposta al sindaco di avere il campetto il pomeriggio aperto 2 ore per portare i bambini. Io risposta su questo non ho avuto, anzi mi fu detto che il campetto veniva aperto il giorno dopo e poi invece non è stato aperto. Poi mi è stato detto che non c'è l'assicurazione. Vorrei capire questo, se io pago 10 euro l'assicurazione c'è?
Io ho preso 4 volte il cambetto, ho pagato 10 euro, come è giusto, come tutti gli altri hanno fatto. Voglio capire perché se pago 10 euro c'è l'assicurazione e se non la pago l'assicurazione non c'è. Che poi anche coloro che si sono fatti male nel campo non sono stati risarciti dai danni. Uno. Numero due, qual è la differenza dal cambetto chiuso che i bambini si possono fare male e la villa che sta aperta 24 ore su 24 che i bambini possono cadere? Io penso che sicuramente è più pericolosa la villa, ma non il cambetto. Numero tre, avete messo un ausiliario del traffico, no? Per la quale che guarda un pochettino la situazione, dovrebbe guardare il traffico, nonché una mattina ha avuto il barbaro coraggio di prendere il pallone in villa, sequestrarlo ai bambini e buttarlo nel cestino, no? Allora voglio capire, se l'ausiliario del traffico deve fare il traffico, è giusto che la villa deve essere guardata, però vorrei capire, a nome di tutti i genitori, dove dobbiamo portare i bambini? In villa non si può giocare. Le strade sono aperte al traffico, sopra Castello ne abbiamo appunto parlato prima, quindi perché il campetto, il campo calcetto non viene aperto il pomeriggio, così diamo modo ai bambini di poter giocare il pomeriggio? E poi c'è un'altra questione, la questione a Ponte Romito, no? Come tu sai, io sono nei trasporti, abbiamo una situazione a Ponte Romito orrenda, abbiamo la pensierina dove ci fermiamo con i pullman e ci sono le banchine che stanno in un degrado veramente spaventoso, dalla quale sopra ci sono i nidi di rondine, sono sporchi, la gente non si può sedere, quando arrivano la gente a Ponte Romito dico ma scusate, che comune è qua? È una cosa veramente, un biglietto da visita per Musto scandaloso. E poi un'altra questione era sempre sui trasporti. Musco è l'unico paese che non ha le pensioline. Adesso cominciano le scuole, i ragazzi la mattina devono prendere il pullman, piove, dove si devono mettere? Quindi volevo da lei, sindaco, se era possibile ripristinare perlomeno in minima parte le pensioline per la fermata dei bus. Se non ci sono soldi, avrei anche un'idea, fare delle pensioline e mettere degli sponsor in vetrata dietro, come hanno fatto in altri paesi. Da poco sono partiti molti paesi che hanno fatto questa cosa, è una cosa che veramente bisogna fare. Quindi tengo a cuore la situazione del campetto di aprire il pomeriggio, la situazione di pulire al più presto tutte le fermate a Ponte Romito, in particolar modo in capolinea, perché veramente se scendete a Ponte Romito è scandaloso, e le pensioline al più presto possibile. Innanzitutto volevo ringraziare il movimento per, oltre che il invito personale e in quanto segretario del Partito Democratico, perché hanno fatto un'ottima iniziativa e di questo va dato merito. Non è mia abitudine soffermarmi sui colori, ma ho sempre cercato di guardare alle iniziative positive e con Edward abbiamo avuto modo di lavorare insieme altre volte e mi sono trovato sempre bene. Mi dispiace che Gianni Faia se n'è andato, perché non lo vedo più qui presente. Però volevo fare delle precisazioni prima di entrare sulla pura amministrazione. Allora, io credo che il Partito Democratico a Musco ha una segreteria che ha delle funzioni e che, non perché la gestisco io, penso che funzioni comunque abbastanza bene con tutte le critiche che si possono fare. Non so se era una minaccia quella di Gianni nel dire dopo con te ce la vediamo dopo, ma io non devo rispondere a Gianni Faia ma solo ai miei tesserati e al mio consiglio provinciale. Detto ciò, voglio chiarire che quando noi abbiamo fatto la lista civica con il comune di Musco, non è che perché ero candidato io o era candidato Antonella, che all'epoca era l'altro segretario del partito, il partito è entrato nella lista civica. Io ero candidato come dell'Angelo Dario, non come tesserato del Partito Democratico. Se avremmo voluto che il Partito Democratico entrasse nelle elezioni comunali, avremmo fatto un accordo tra partiti e non una lista civica. Quindi è bene ribadire che è inutile dire, come ha fatto Gianni Faia, ma se è stato appoggiato dal PD, no, se è stato appoggiato da alcune persone che facevano parte del PD, ma questo lo facevano in un secondo momento. Ma che stai dicendo? Sono un partito democratico della lista. È una lista civica. Noi lo sapevamo prima che era una lista civica.
nel momento in cui il sindaco ha deciso di votare diversamente ad alcuni enti, noi lo sapevamo benissimo. Ma se sei claro, tu e tutta l'amministrazione. Vabbè. Lasciamo stare, lasciamo perdere. Comunque, se lui decide di votare ad altri enti in modo di... Meno male che non parlavo di 20 anni fa, sennò chissà che era successo con Mussolini. Ma tu lo sapevi che era una lista civica? O non lo sapevi che era una lista civica? Allora, il dubbio non... Adesso non... La domanda più precisa. No, vabbè, non era una precisazione giusta perché non è che si può attaccare il PD, perché l'amministrazione comunale, per scindere un po' le cose, perché l'amministrazione comunale è una cosa, il PD è un'altra cosa. Quello che invece volevo dire per entrare nella questione più inerente al dibattito. Allora, già alla festa democratica io avevo posto delle questioni che però il sindaco mi ha detto ne risponderò il 10 di settembre. Il 10 di settembre è arrivato, io non mi sono dimenticato delle questioni che ho posto e sto ancora qua. Allora, in campagna elettorale me compresa abbiamo detto che uno dei punti di forza sarebbe stata la democrazia partecipata e che quindi qualunque decisione veniva presa con il popolo. Il Partito Democratico ha proposto di applicare questa cosa per quanto riguarda le energie alternative, perché ci stava un problema di scegliere che tipo di energia portare per uso. A me sembra quasi che ci sono alcuni tipi di dibattiti che fanno piacere e alcuni tipi di dibattiti che si cercano di evitare. Cioè, è un dibattito che non è stato mai fatto, quanto più quando si è rinforzato il problema nel momento in cui si è presentato un progetto per il mini eolico sul Monte Guiano, che tra l'altro in questi giorni è stupendo da vedere il Monte Guiano, tra le 100.000 antenne e gli incendi che l'hanno rovinato, quindi anche il luogo andrebbe pensato in un certo modo. Si è fatto questo progetto per il mini eolico, immediatamente è nata una contestazione per il paese, penso che lo sappiamo tutti, specialmente tra i più giovani, perché avevano dei dubbi su questo mini eolico. Immediatamente il PD ha chiesto di chiarire questi dubbi sul mini eolico. Mi è stato detto che sarebbe stato fatto nell'estate, poi quest'estate mi avete detto rispondiamo a settembre. È possibile fare un dibattito dove si chiariscono questi dubbi e dare veramente idea alla partecipazione democratica, cioè a quella che era la partecipazione del popolo, che però non abbiamo visto personalmente. Giuseppe? Sindaco, se vuoi rispondere a queste domande, poi abbiamo un ultimo tema da trattare. Paolo, devo dire adesso? Sì. Ma la cosa curiosa, il Partito Democratico c'è il vice sindaco e l'assessore, quindi non mi fate dubbi. Allora, è la mia risposta. Dopodiché, a parte questo, sull'energia invece, le varie cose che sono state. Due cose da considerare, l'antenna e la statica. Sull'energia, già posso partire. Per esempio, con l'assessore, che non posso più. Sull'energia è una scelta delicata, non c'è niente che viene messo da parte, qualcosa di nascosto e chiuso. Cioè, finiamola con quest'idea delle ombre, ma voi mi permettete, ma neanche per scherzo. Sull'energia ancora non c'è nessuna decisione, perché essendo un tema delicatissimo, dobbiamo fare un consiglio comunale, addirittura o una conferenza o un qualcosa, poi il Partito Democratico attivate, cioè in quello che un partito che sostiene una maggioranza, e di dare un contributo di tempo, cioè io oltre che farmi la spesa pure a casa, non pensavo pure a questo, non lo credo. Sull'energia va fatta una conferenza, un consiglio comunale, un qualcosa di diverso, perché dobbiamo decidere. Allora, ci sono un sacco di richieste, l'energia è il business dei prossimi mesi, ci sono un sacco di interessi sporchi, tanto per essere chiaro, essendo di comune chiaro. Prima di decidere, tutti quelli che vengono al comune a dirmi, caro sindaco, pure amici, ti propongo questo coso, non faccio, diciamo, questo tipo di energia qua. A me sta cosa dell'energia mi sembra per alcune cose un grande imbroglio. Allora, per evitare che si annidino imbrogli, noi dobbiamo fare due cose. Decidere l'usco per cosa si presta loro e per far questo organizziamo o una conferenza o un consiglio comunale straordinario. O le biomasse o il fotovoltaico, però scegliamo bene il tipo eolico, il tipo di energia su cui puntare, anche perché potremmo aggregare altri comuni sul tipo di energia che scegliamo.
e scegliamo bene, perché col petrolio eccetera eccetera, il picco del petrolio servono energie rinnovabili, le cosiddette energie alternative. Però prima di imbarcarci, guardate, io sono uno spregiudicato, avevo già, mi ero già messo d'accordo dicendo facciamo questo, quello, quello. È una cosa troppo delicata che coinvolge il futuro di questa comunità. Quindi questo dobbiamo decidere insieme. Poi l'altra cosa sulla democrazia partecipata, ma io voglio, guardate, questo qua mi dispiace che abbiamo fatto dopo 2 anni, ma lo ripeto, mi auguro che è il primo, ma non l'ultimo del mio futuro. Ma adesso stabiliamo il prossimo, anche perché devo dirvi che io da stasera esco molto positivamente. Cioè, per come si è svolto stasera, ma anche per la durezza, perché figurate, io che sono abituato a criticare duramente, pensate se mi sto venendo criticato duramente, però una cosa positiva ho colto e mi fa piacere, e serve a me anche psicologicamente per spezzare questo astio che stavo iniziando a nutrire verso una parte di Muscovi, sono sincero, cioè ho notato che c'è una serie di critiche profondamente costruttive, in parte giuste, di cui io devo rendere conto. E mi auguro di rispondere a questo. Poi c'è una bella domanda. Per il fatto delle pensiline mi piace questa idea che i privati vengano coinvolti. Questa qua è una cosa giusta e va bene. Poi devo dire il fatto delle pensiline, se non mi sfugge, è una cosa molto importante del mio ordine che c'era. Anzi, scusa, proprio perché siamo più amici del governo di tutti. C'è il fatto del mineolio e delle antenne. Il fatto delle antenne è successa una storia sull'antenna di. Non facciamo nomi, gli antipati, poi per me non ne frega niente. Anche se queste antenne telefonano tutti, ma molte volte bisogna conoscere le norme. Sulle antenne l'amministrazione non può far niente. Quando vengono e hanno acquisito una serie di pareti del Parco dei Comuni Vicentini, dell'ARPAC, e la mettono sul suolo privato, non puoi far niente. Anzi, addirittura rischi che se la blocchi vai in abuso di potere. Un altro problema è che va fatto dall'amministrazione un piano di sistemazione delle antenne, ma siccome voi sapete benissimo che noi dobbiamo fare il PUC, che è una parola orrenda, ma che significa il nuovo piano regolatore, e per fare questo piano regolatore abbiamo avuto una difficoltà, diciamoci tutto. C'è un lavoro svolto da alcuni tecnici negli anni passati, che poi però non è stato utilizzato perché sono slittati i tempi, eccetera, e quindi ci troviamo come amministrazione a dover pagare, tra gli altri, tra le altre richieste che stanno arrivando. No, già l'avete pagato. Ma io no, ma io sono richiesto, ti dico di no. Sì. Ti dico di no. Non abbiamo pagato tutto. Allora. Una brace tecnici. Però mi senti, la tua parola è quella mia. Ho detto di no. Allora, questi che hanno fatto questo lavoro devono essere pagati. Noi dobbiamo fare il book. Questo è un altro strumento essenziale per il futuro nostro, per tutta la comunità. Sarebbe il nuovo piano regolatore, perché quello vecchio è vecchio. Si chiama anziché piano regolatore, PUC, stessa cosa, fra queste definizioni. Il sindaco di Salerno è stato un grande, ed è un grande. Piano urbanistico comunale. Esatto, il sindaco di Salerno è stato grande quando in un comizio ha preso in giro tutte queste sigle, sti fondi, queste cose che almeno notoriamente non fanno venire le mani dette, ma va fatto questo strumento urbanistico. In questo strumento urbanistico nuovo, per il quale noi temevamo che ci volessero 2, 3, 4 anni, è notizia di questi ultimi mesi che la Regione sta stringendo i tempi. Cioè, anziché richiederci 2, 3, 4 anni per capirci, vado al solo, pare che con le ultime disposizioni regionali così ci vorrà 1, massimo 2 anni. Quello sarà lo strumento su cui voi sarete coinvolti al 1000%. Perché guardate, fra tutti i discorsi che facciamo, c'è una cosa che vi tocca, ci tocca, le tasche, perché là si decide che cosa fare di alcune zone, di alcuni terreni, è là che vi invito a tenere gli occhi tanto aperti e a darmi una mano se qualcuno dovesse sgarrare, ma qualcuno in che senso? Se alcuni interessi di alcuni privati dovessero prevalere, perché è là che ci giochiamo il futuro di Nusco, per esempio dove mettere le aree commerciali, se sviluppare più verso la zona della stazione o verso un'altra, tutto questo va fatto nell'arco di 1 o 2 anni, dobbiamo dare l'incarico. Sono sincero, stiamo valutando, siccome c'è questa pendenza con questi che hanno già fatto uno studio, devo dire, molto articolato, è una buona equipe per quello che ho capito, e avanzano tesori dall'amministrazione. Ma non fatemi entrare troppo particolare, non per altro,
venite al comune, consultate il sito, mettiamo sul sito, non è un problema, però per tagliare anche i tempi di risposta, la scelta è se riconferire a questi incarichi in modo da, come dire, ricompensare una parte della spesa che devono avere, poi sono bravi, hanno già lavorato, o invece chiudere le pendenze che abbiamo con questi qua e dare un nuovo incarico. I tempi sono slittati, purtroppo su tanto tempo per la formazione delle antenne, volevo chiudere sulle antenne. Quella cosa delle antenne quindi le possiamo inserire nel PUC con un piano antenne. Quando poi si parlava di spostare le antenne lì sotto, loro stanno tutti contrari, perché dice che là c'è un problema di allacciamento di elettricità che scomoda come zona. Quindi eventualmente dobbiamo individuare un'altra zona come piano antenne. Il mineolico, noi abbiamo avuto mille perplessità, però sono sincero, sapete perché alla fine abbiamo deciso? Perché per quanto discutibile, comunque era la possibilità di un finanziamento che abbiamo chiesto. E poi ho avuto la garanzia, io sono perplesso anch'io su questa cosa, però la garanzia che abbiamo avuto, se e quando arriverà, vi dico di più, se, dici perché l'avete fatto? Perché è l'ipotesi del 1%, l'amministrazione se la gioca la carta. Mi è stato garantito, e questo lo verificherò, che se il finanziamento arriverà si può cambiare la destinazione, cioè per un altro tipo di energia. Ciò non toglie, vi garantisco che la scelta di fondo essenziale è l'energia, o le biomasse, o il fotovoltaico, o l'eolico. Io non ho preferenze perché ne capisco poco, a occhio mi pare che la migliore sia, da quello che sento in giro, il fotovoltaico. Però sul fotovoltaico si apre un altro problema che non finisce prima. Esatto, i pannelli fotovoltaici di per sé mi sembra la più giusta, sfrutta la luce, quindi è quella più, diciamo, naturale per certi versi. Pure le primamente chi lo paga? Ma i pannelli vanno cambiati. C'è tutta una procedura, si fa la conferenza di servizi, si fa un incontro, la sede decisionale della provincia, c'è un iter che viene seguito, però anche qua il comune può poco, può tentare di rallentare. Quindi non essendo regolamentata potremmo trovarci di fronte a mille privati che vogliono mettere in questo momento a muscolo 1000 ettari di pannelli fotovoltaici, immaginate che casino succede. Quindi su questa cosa qua è importante, cioè che decidiamo prima bene strategicamente quale tipo di energia per uso. Però mi permetto di dire, in raccordo con gli altri comuni, siamo sempre là, sono da soli, che facciamo? Potrebbero essere le biomasse, perché mi hanno spiegato che le biomasse usano il sottosuolo vegetale, il suolo vegetale, la parte. Esatto, quindi togli. Allora posso chiedere a voi una cosa? Lasciamoci su una cosa concreta, ecco, non rimandiamo. Organizzate, come Movimento 5 Stelle, mi invitate, una riunione, mi risparmiate pure un po' di fatica, che è stato un tiro sopito, quindi meglio questo. Facciamo una riunione sui diversi tipi di energia con degli esperti e valutiamo per musico qual è la forma migliore. Invitiamo i sindaci della zona, organizzate voi tutto scegliendo questo. Anche a parte. Sindaci di Migliori.